Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Mi è piaciuto il titolo del giornale che dice l'armata buonista ora rosica per la trappola flop su Salvini. Di cosa stanno parlando? Del voto nella giunta per le autorizzazioni del Senato che ha respinto l'autorizzazione chiesta dai giudici di Palermo per procedere e processare Matteo Salvini per sequestro di persone aggravato, abuso di ufficio aggravato, abuso di potere aggravato. Il fatto non sussiste, come detto dai giudici intercettati, dice non ha fatto niente di male, ma bisogna attaccarlo. Quindi il fatto non sussiste, ma i giudici ci vedono anche qualcosa di aggravato, no? Questo è per farvi capire in che bel paese viviamo, purtroppo, purtroppo. Uno vorrebbe sognare un paese giusto, invece non lo è, invece non lo è. Ma Matteo Salvini viene salvato, no? Scusate, Salvini salvato, ma viene salvato da chi? A parte che i leghisti, i forzisti, quelli di Forza Italia, Fratelli d'Italia, votano compatti per il no a procedere contro Matteo Salvini, però i tre di Italia Viva si astengono, uno smacco terribile al governo, si astengono. In più una grillina dice no, anche lei, e dice: potete anche espellermi dal partito, ma io ho votato in coscienza quello che è giusto. Qui c'è una responsabilità del governo totale, completa. Non di una persona, ma del governo in maniera completa. E poi Salvini non ha fatto nulla. Ecco. E dice: io ho votato così anche negli altri casi, sono coerente. E Giarruso, Grillino espulso, ha votato anche lui coerente con quello che aveva fatto prima e con il mandato dei grillini che su Rousseau nel 2018 avevano votato no per il caso della nave 18. Quindi dice: io ho fatto quello che andava fatto, sono con la coscienza a posto, anzi mi stupisce che gli altri abbiano votato contro. Com'è possibile? Una volta sì, una volta no. Prima era alleato, lo salviamo, adesso che è avversario politico cerchiamo di farlo finire in prigione. Beh, certo, per fortuna il Parlamento non è fatto da tutti i 5 Stelle, perché sennò diventeremmo come un paese di quelli dittatoriali dove si cerca di incarcerare gli avversari politici quando non si riesce a vincere convincendo gli elettori. Ma così l'armata buonista anti-salviniana torna alla carica dopo lo stop inferto ai magistrati di Palermo, che con ogni forza vorrebbero mandare a processare Matteo Salvini per il caso Open Arms. E quindi i fans dell'immigrazione si sono infatti infuriati contro Italia Viva, che oggi ha deciso di battere in ritirata, o perlomeno si è astenuta, dicendo non è una decisione politica, è una decisione da persone giuste, moralmente corrette, anche verso gli avversari. Questo fa comunque onore a Italia Viva, anche se le motivazioni di Italia Viva non sono propriamente note. Cioè, a volte si tende a credere a Matteo Renzi, cioè, guarda che cosa ha fatto, però ormai gli italiani hanno imparato a conoscerlo, e quando Matteo Renzi fa qualcosa che sembra anche qualcosa di giusto, dice, le persone pensano: beh, quale sarà stata la sua convenienza? Avrà fatto così sicuramente perché gli conveniva. Perché? Molti dicono lo sta facendo per creare altre tensioni nel governo, perché lui, il suo intento è quello di essere al governo, ma contro il governo, per mandare a casa Conte e far continuare l'esecutivo con un altro presidente del Consiglio, cosa che lui in passato ha già fatto, ma questa volta con Conte non gli riesce. Conte è un osso duro, non molla la poltrona, è attaccato coi denti, con la poltrona, e non la lascia, perché dice: questa è la mia vita, come cantava Ligabue, questa è la mia vita, no? Prenditeli tu i consigli. Ma quindi, attaccato alla poltrona, Conte non si riesce a far staccare perché è forte, no? È muscoloso, attaccato a quella poltrona lì. E così Renzi l'ha fatto secondo voi perché lui è contro il giustizialismo e lui difende chiunque, avversari, compagni di partito, di fronte all'ingiustizia? Beh, sarebbe bello pensare così.
ma non sarei troppo convinto che Renzi lo abbia fatto per altruismo politico o per correttezza politica. Non lo so. Se vi piace pensare così, pensiamo così. Pensiamo che Renzi lo abbia fatto per un'alta morale politica che lui ha. Bah, vedo che siete un po' titubanti, eh. Ma intanto quello che è successo questa mattina, con grande sorpresa, perché non si sapeva, era scontato che Italia Viva votasse come ha votato per la Gregoretti contro Matteo Salvini. E attenzione, per la nave Gregoretti era ancora, Salvini era ancora più difendibile dell'Open Arms, perché con la nave Gregoretti Salvini aveva email dove che scambiava con Conte, dove si vedeva la palese complicità di Giuseppe Conte e degli altri ministri. Col caso Gregoretti no, perché Conte aveva detto falli scendere, perché già stavano litigando, era già in caduta il governo, quindi era più difendibile sulla Gregoretti che sulla Open Arms. Invece i renziani sulla Open Arms hanno voluto cercare di far affondare Salvini, invece qua cambiano opinione, dicono qua è evidente che Salvini ha operato con tutto il governo d'accordo. Ma era evidente anche con il caso di prima, ma probabilmente quelle intercettazioni saltate fuori sul giornale La Verità, che dimostrano che quello che erano solo delle illazioni, delle ipotesi, dei fantasmi calunniosi che dicevano i magistrati ce l'hanno con il centrodestra, erano solo delle ipotesi, delle supposizioni, ma quelle intercettazioni, poi trascritte nero su bianco sulle colonne della verità, hanno fatto capire qual è la vera verità. Che c'è una parte della magistratura che sta cercando di far finire in galera Matteo Salvini per eliminarlo politicamente. Beh, questo è roba da paese dittatoriale, incredibile, eh? In quei paesi dove per far tacere gli avversari li mettono in galera. Ce ne sono tanti, eh? Tanti, ma tanti, anche importanti, con cui noi andiamo a braccetto, ce ne sono tanti di quei paesi così, ma io realmente, come tanti italiani, non volevamo credere che l'Italia fosse veramente come quei paesi, come una grande democrazia come l'Italia, un paese che deriva dagli antichi imperatori romani, al centro dell'Europa, paese fondatore dell'Europa, uno dei paesi più ricchi e sviluppati anche sotto l'aspetto dei diritti umani, dei diritti sul lavoro, dei diritti della persona e tutto, e abbiamo comportamenti da paese dittatoriale. Questo ha lasciato non solo me, ma ha lasciato molti esterrefatti, molti con la bocca aperta. Tanti uomini e donne di sinistra, quando hanno visto questo, hanno detto no, questo non è accettabile, Qu così non va bene, così non va bene, non si può, non è accettabile cercare di vincere le elezioni, vincere il governo, andare al potere, cercando di mettere in galera una persona che a dire di quegli stessi che lo vogliono mettere in galera non ha fatto assolutamente nulla. Questa è la cosa assurda. Cioè, gli accusatori, quelli che vogliono attaccarlo, che hanno detto attacchiamolo, dice, beh, saranno convinti che Matteo Salvini è veramente un sequestratore. No! Nelle chat si diceva una vicenda, hai ragione, sì, non ha fatto niente, è un grande ministro, è un ottimo politico, fossero tutti come lui, gli altri sono delle nullità. Quindi la cosa assolutamente fuori da ogni tipo di minima morale è proprio quella di dire: noi siamo magistrati, sappiamo perfettamente che quest'uomo non ha fatto nulla, ma dobbiamo attaccarlo e cercare di farlo finire in galera. Qualcosa di assolutamente impressionante, e non ha impressionato solo gli elettori di centrodestra, ha impressionato molti elettori ed elettrici di centrosinistra, che sono rimasti a bocca aperta, perché adesso diventa tutto indifendibile. Cioè quest'area di magistratura e questo modo di operare che c'è stato contro Berlusconi, contro Craxi, contro lo stesso Renzi, contro Salvini, è qualcosa di veramente che fa venire i brividi, fa rabbrividire. Quindi si sono mosse molte coscienze, ma non tra quelli che continuano a cercare di rimanere al governo e cercare di dividere
vincere anche le prossime elezioni quando saranno, 5 Stelle e PD che continuano a dire Salvini deve andare in carcere, deve essere processato. Poi vi racconterò in un video Crimi, lo scontro con la Riccardi perché Crimi deve far finire in galera Salvini, perché ma come Vito Crimi? Ma eri tu al governo con Salvini, perché non l'hai detto prima? Perché non sei andato via dalla politica, visto che stavi al governo con un sequestratore di poveri clandestini? Eh? Quindi, come dice Cacciari nel video che ho fatto precedente a questo, il PD ha fatto una figura di M e il Movimento 5 Stelle sono dei pagliacci. Detto da una persona di cultura alta, medio alta, del Partito Democratico, lo chiamano il filosofo del partito, dice pagliacci e dice avete fatto una figura di M agli altri. Questo credo che sia più chiaro di mille e mille parole. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.